Oggi la maggioranza di destra di Giorgia Meloni ha votato contro un ordine del giorno, a prima firma di Marco Furfaro, ma con le firme di tutte le altre opposizioni, per salvare i fondi per i nidi previsti nel PNRR. Ma ve lo immaginate il paradosso del primo governo guidato da una presidente del Consiglio donna che lavora contro le donne? Come se non sapesse che sono servizi fondamentali per ridurre le diseguaglianze tra bambini e bambine, per riuscire a dare uno strumento in più alle famiglie, per aiutarle con la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, per riuscire a sostenere in questo modo l'occupazione femminile. Ecco, pensate, il governo di Giorgia Meloni che vota contro, che taglia i fondi ai nidi, che vuol dire 1857 nuovi nidi in più, 333 scuole dell'infanzia in più. Stiamo parlando di 264.000 posti per bambine e bambini che oggi non hanno la possibilità di accesso a uno strumento fondamentale, a una prima leva di emancipazione sociale. Il Partito Democratico continuerà a battersi.